Perché la città di Palermo è sporca e continua ad essere sporca nonostante l'impegno quotidiano della RAP? È solo colpa della RAP oppure una buona parte è colpa anche delle brutte abitudini dei cittadini palermitani? Dato che una città è fatta soprattutto da cittadini, forse la colpa è proprio di chi questa città non la rispetta e la sporca. Oggi il caso eclatante in via Roma di alcuni non corretti conferimenti dei rifiuti. Siamo partiti oggi da qua perché controlli che noi facciamo costantemente nel tempo sono venuto io personalmente per dimostrare, fare vedere a tutti qual è uno dei problemi seri che ha questa città. Questo è un albero, poc'anzi ora ce ne, vedete sono un residuo perché abbiamo fatto i controlli con i vigili urbani, c'era una discarica a cielo aperto di materiale indifferenziato che proveniva da due fenomeni, uno condominiale, quindi cittadini, e uno aziendale. Attività commerciali che hanno, perché poi abbiamo anche riscontrato di scontrino, i vigili stanno facendo le verifiche, abbandonato qui abusivamente. Qual è il tema? La RAP, questa è una zona differenziata, quindi qua ogni condominio, ogni attività commerciale ha un carrellato, ha dei giorni di raccolta, ci sono tre fenomeni, questo è il più grave, abbandono abusivo in altre parti, quindi giustamente poi il cittadino si lamenta che non riusciamo a tenere pulita la zona. Ma io chiedo a chiunque lo sforzo, qual è lo sforzo, quale azienda può fare uno sforzo che a parte l'ordinario, e dove c'è l'ordinario che deve raccogliere i rifiuti nelle varie giornate, eccetera, in più deve, non sapendo neanche dove sono, quindi ROM in giro, una serie di scariche abusive che non sono differenziate e quindi ovviamente, quindi chiaramente un altro circuito completamente che deve raccogliere e che deve fare questo sforzo. Noi abbiamo RAP, sta organizzando i turni, sta assumendo le persone per migliorare il servizio, ampliare la differenziata, ma se non partiamo dall'ordinario diventa un grande problema, perché noi qui cosa riscontriamo? Che c'è indifferenziato. Materiale buttato dove capita, perché qua è dove capita, perché questo è un albero, quindi non è neanche un cassonetto. Poi riscontriamo nei cassonati accanto o ancora peggio dentro materiale non conforme. Quindi cosa stiamo facendo? Campagne di sensibilizzazione. Sto incontrando, ho fatto accordi con le cliniche, sto facendo accordi con Confcommercio, con Petercenti, con Partigianato, con Confindustria, tutte le attività produttive per poter dire insieme troviamo delle soluzioni. Mi siedo al tavolo con loro, con i nostri. Vogliono cambiati orari, vogliono cambiati modalità, noi siamo anche disponibili e lo stiamo facendo, ma dall'altra parte i controlli, e oggi ci sono i vigili per fortuna, come vengono spesso con noi, e li ringraziamo ogni giorno quando vengono, vanno rafforzati i controlli perché non c'è altra strada, non abbiamo materialmente o nessuno può avere la forza di, a parte l'ordinario, prendere 100 casi come questo, ne abbiamo preso uno ma ne potremmo prendere, ripeto, tantissimi e ogni giorno è così, il che è gravissimo. Dato che la città la fanno i cittadini, questa battaglia come si vince? Perché non è un problema di quartieri. Se fosse un problema di quartieri si interverrebbe ad hoc. Come si vince questa battaglia di civiltà? È culturale, non c'è altro da fare.